Argentina per il Mondo, l'associazione di promozione sociale, in cui il presidente è Mariano Russo. Questa associazione è un'associazione di promozione sociale che accoglie nipoti, pronipoti di italiani migrati all'estero. Tutti sappiamo ormai che tantissimi italiani, alla metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, andavano via dall'Italia cercando un futuro, in questo caso in Latino America. Ecco, l'Argentina è uno dei tanti paesi dove ha ricevuto tantissimi italiani che poi a loro volta hanno fatto la discendenza, quindi hanno fatto me e tanti altri come me. Nel mio caso avevo mio nonno, sia da parte di mamma che di papà, italiani. Quindi l'associazione ha visto questa necessità già nel 2002 di tanti argentini e non solo che cercavano di rientrare nel paese di origine dell'AVO, con tantissime necessità legate soprattutto alla regolarizzazione migratoria, innanzitutto per essere riconosciuti italiani grazie alla legge del 92, la K28 Ius Sanguinis, che consente appunto alla discendenza di poter avere la cittadinanza italiana. Ecco, questo è il principale scopo e lavoro dell'associazione, di consentire a queste persone di regolarizzarsi, ma soprattutto di integrarsi nel territorio. Ecco perché a Vicari, perché abbiamo trovato... Ecco, la sede principale, continuiamo un po' la storia, è Rimini, esatto. Però siamo a Vicari, perché? Perché ci piace il bosco, ma non solo. Allora, Vicari, come abbiamo appena sentito, ha, come tanti altri comuni delle aree interne, ha delle problematiche legate all'anagrafica. E abbiamo trovato proprio in Vicari, nella figura dell'amministrazione comunale, ma anche dei vicaresi, questo è molto importante, un'apertura verso appunto questa migrazione. E queste risorse, che non solo sono risorse umane, anche risorse economiche, perché questa è una migrazione molto diversa da quella che normalmente purtroppo noi vediamo tutti i giorni sbarcare tante persone dal Nord Africa soprattutto. Questa è una migrazione programmata, che prende un aereo e si fa 14 ore di volo, ma che si portano alle spalle anche i loro risparmi, perché queste persone e famiglie lasciano il paese d'origine, lasciano lavoro, casa per trasferirsi in Italia e portano con sé tutti i loro risparmi, quindi sono risorse genuine che ingressano nel territorio e che vengono spese qui, perché poi attorno a una persona che si trasferisce definitivamente in un posto, attorno a sé ne hanno bisogno di tanti servizi. E quindi ecco perché Vicari, perché ci hanno aperto le porte, ci hanno dato questa disponibilità, ma soprattutto direi anche per i vicaresi, perché ci hanno ricevuto, ci hanno accolto con un sorriso fin dall'inizio, spalancando le porte, e quindi questo ci ha colpito veramente. Ecco, per chiarire anche per chi ci ascolta, al di là di venire e visitare, villeggiare, qui si viene anche per lavorare a questo punto, si viene a vivere quotidianamente. Quali sono le attività che voi avete intrapreso, non solo qui a Vicari, a Rimini o in altri centri d'Italia? Rimini è una realtà molto diversa, come sappiamo, con una stagionalità molto marcata, e quindi non trovano problematiche relative al lavoro, perché il lavoro stagionale è a portata di mano, soprattutto in questi tempi, quindi le persone si inseriscono tranquillamente, soprattutto nei primi 6 mesi, dove la persona impara la lingua, si integra, fa delle conoscenze, contatto, relazione, e quindi questa tipologia di lavoro certamente consente questa possibilità, per poi in un secondo momento ognuno si inserisce d'accordo alle sue capacità. Qui a Vicari è un po' più difficile, ma abbiamo soprattutto in Argentina molte persone che lavorano nel campo della tecnologia. Quindi lavorano in smart working, hanno direi nell'80% delle persone che arrivano hanno già il lavoro. E quindi consente loro di poter continuare la loro vita, ma a Vicari seduti dietro una scrivania.
chiudiamo, quanti ne siete oggi, non solo nella realtà qui di Biccari, ma in provincia, in Italia, quanti ne sono, visto che comunque l'associazione è abbastanza radicata? L'associazione sta seguendo in questo momento più di 200 pratiche in corso. Certamente sono passati a migliaia dall'associazione, perché come dicevo noi siamo i promotori, facciamo la mediazione finché la persona è in grado di far poi da solo, quindi siamo nei primi tempi dove è più importante la nostra presenza, quindi direi che negli anni certamente abbiamo identificato più di 4-5 mila persone. Forse in questo momento direttamente che sono all'interno degli alloggi che ha l'associazione ne abbiamo 220 persone. Per chi vuole prendere contatti con voi cosa deve fare? È sufficiente recarsi sui social, tanto ci trovano Argentina per il Mondo, al sito web, social, ci sono tutti i contatti pertinenti. Vorrei soltanto aggiungere, vi ringrazio per questo, che l'associazione è molto interessata a integrarsi nel territorio partecipando attivamente anche come volontari. Di fatto noi partecipiamo già da tempo nei principali circuiti di marathon, triathlon, tutte tipologie di gare sportiva dove si ha bisogno dell'assistenza dei volontari per la sicurezza soprattutto, quindi al punto che abbiamo anche partecipato già per terza volta al Giro d'Italia, al campionato mondiale di ciclismo, triathlon e diverse discipline, perché consideriamo che è importante per i nostri iscritti avere questa esperienza e stare a contatto con la gente del posto, allo stesso tempo mettersi a disposizione come risorsa umana.